La freschezza, la bontà dei sapori del sud portati nella capitale grazie all'idea di Mirko Greco. Buonasera Mirko. Buonasera a te. Che giustamente ha intitolato la sua attività e non potevano essere nient'altro che queste due parole, vincenti. Puro sud. Esatto. Che puoi aggiungere? Nulla. Infatti. Ovviamente sud, ovviamente tradizione gastronomica, tradizione che ovviamente millenaria potremmo dire. Intendiamo veramente dalla Campania fino alla Sicilia? Esatto, esatto. Siamo l'unico locale su Roma che riesce a produrre tutti i cibi del sud Italia, quindi non è specializzato soltanto magari su una linea siciliana oppure magari pugliese piuttosto che Campania, ed è questa anche la difficoltà, quindi partire dalla colazione e finire alla cena servita producendo al nostro interno tutte le pietanze che vanno dalla colazione fino alla cena. Abbiamo anche una rosticceria molto importante, quindi che va dall'arancino siciliano fino al rustico, leccese e panzerotto barese, e anche un'ottima pasticceria. La pasticceria è sicuramente prettamente siciliana ma anche campana e pugliese. Tra l'altro mi dicevi che ecco proprio con le mani in pasta ci sono ragazzi, persone che vengono da quelle parti. Sì, sì, sì. Chi è nella produzione sono tutti collaboratori del Sud Italia. Il nostro pasticcere è catanese, chi si occupa della tavola calda è di Acireale. Abbiamo persone della Campania e persone pugliesi. Quindi che sanno il fatto loro. Come potremmo definirli questi locali? Perché sono due, no? Sono due locali. Il primo è stato aperto nel 2015 ed è nella zona di Tiburtina, in via delle Cave di Pietralata. Perfetto. E diciamo è il nostro primo locale. E diciamo, a differenza del secondo, è un po' la punta di diamante, ha tutta la linea che parte dalla colazione alla rosticceria, al pranzo, alla gelateria con le granite siciliane, i gelati siciliani, e si ferma all'aperitivo, mentre il nuovo locale, che è Puro Sud Blu, che si trova a via della Giuliana 52, arriviamo anche alla cena servita alla carta dal nostro chef. Fantastico, quindi sono una sorta di, potremmo dirli, di bistrò, diciamo così, sai quei locali dove vai la mattina, fai colazione, vai al mezzogiorno, bevi il caffè, fai il pranzo. Esatto, e un siciliano che si vuole sentire un po' a casa può fare la colazione magari con la granita e la brioche, come la farebbe davanti al panorama di Taormina, lo può fare davanti a Via della Giuliana, e davanti al Vaticano. Comunque, al di là del siciliano, del pugliese, sì, un romano apprezzi questo. Apprezzo tantissimo, sicuramente. Lo hai chiamato Puro Sud Blu, questo secondo, dove c'è una ristorazione con un menù che cambia o ci sono il menù cambia settimanalmente per quanto riguarda il pranzo e diciamo mensilmente per quanto riguarda la cena. Per quanto riguarda il ristorante, ovvero tutto Puro Sud con ristorante incluso, quindi per una cena ad hoc, ci troviamo a via della Giuliana 52, la zona è Roma Prati. L'altro, il primo, il primo è in via delle Cave di Pietralata, al numero 54, e la zona è Tiburtina. Come ti è venuta questa idea imprenditoriale? Beh, l'idea nasce sicuramente dall'amore per il sud Italia, dalla passione. Insomma, io sono del sud, sono di Lecce, e quindi volevo comunque portare a Roma quelle che erano le tradizioni culinarie del sud, ed è molto importante per me, insomma, che i locali stanno andando bene, vengono molto apprezzati dalle persone sia di Roma che del sud Italia, ed è molto bello anche il fatto dell'artigianalità, perché noi produciamo tutto quanto, utilizziamo materie prime fresche provenienti dal sud Italia. Benissimo, quindi ogni giorno ricominciate da capo. Sì, anche perché tutto l'invenduto viene destinato alla chiesa, e quindi il giorno successivo viene praticamente prodotto nuovamente tutto quanto, e questa è una garanzia di freschezza oltre a un gesto di bontà. Assolutamente, che vi fa onore sicuramente, caro Mirko. Comunque, ricordiamo i contatti, abbiamo detto, per quanto riguarda il Puro Sud Blu, via della Giuliana 52, Roma, zona Prati. Potete andare tranquillamente su Facebook e cliccare Puro Sud Blu. Questa è la pagina ufficiale. Bene. Esatto.
Grazie mille. Ma grazie a te, Mirko. Ti passo a trovare. Allora, che mi consigli? La cosa tua preferita proprio? A mattina una bella granita con la brioche. Bella granita con la brioche. Poi specie di questo periodo magari ci sta pure bene, eh? Ci sta bene perché ti rinfresca. Parti bene la mattina con un bel po' di calorie buone. Mai convinto, mai convinto. Mirko Greco, grazie. Grazie a te.